E dopo 180 minuti è il Lecco di Foschi a esultare, Lecco che batte Foggia 3-1 dopo il 2-1 dell'andata in terra pugliese. Il Lecco guadagna così la promozione in Serie B, una promozione storica dopo 50 anni. Quest'anno quattro promosse particolari, a parte la Reggiana che comunque negli ultimi anni ha già militato in B. Il Catanzaro erano diversi decenni che non ci andava, la Feralpi, idem, stesso discorso per il Lecco, quindi un anno un po' particolare, quindi sarà una B sicuramente anche l'anno prossimo interessante, potenzialmente piena di sorprese. Oggi vittoria che tutto sommato ci può stare, un Lecco cinico, un Lecco incisivo, efficace, che non ha fatto la partita perché ha lasciato giocare il Foggia. Ha tenuto poco il possesso della palla, ha costruito poco, spesso ha alzato il pallone, però in Serie C poi alla fine spesso si vincono le partite anche in maniera sporca e Lecco ha fatto così, senza rubare niente. Certo, l'occasione chiave è stata il calcio di rigore perché io ricordo 2 minuti prima del rigore assegnato proprio per fallo di Ogunseye, lo stesso Ogunseye sbaglia un gol clamoroso sotto porta che poteva portare il Foggia sullo 0-2 e invece dopo 2 minuti si va sull'1-1, quindi lì è stata la chiave di volta della partita. Un Lecco che comunque ha schierato questo 3-5-2 solito con Melgrati in porta, Celiak, Battistini e Bianconi in difesa, sulle fasce Giudici e Lepore a centrocampo, stavolta Galli sulla mediana con Zuccon e Girelli. Davanti Buso e Pinzauti, mentre il Foggia sempre 3-5-2 con Dalmasso in porta, Rizzo, Kontek e Leo in difesa, sulle fasce Bjarkaas a sinistra perché Costa era squalificato, a destra invece Garattoni, Schenetti, Di Noia e Frigeri a centrocampo con Ogunseye e Peralta davanti. Un Foggia di Delio Rossi che parte molto bene. Dopo 4 minuti trova il vantaggio su un'ottima sventagliata di Leo per Bjarkaas che in un qualche modo la stoppa, non benissimo Celiak in quella situazione e l'esterno ex Catanzaro sblocca la partita portando quindi così in avanti i suoi, un Foggia che fa la partita, un Foggia che spinge, che è molto bravo nel vincere duelli a centrocampo recuperando tanti tanti palloni. E un Lecco in grande difficoltà, Lecco che dopo il rigore è uscito un po' fuori, però ha faticato molto per mezz'ora, soffrendo, facendo fatica a tenere la palla e rischiando in diverse situazioni poi di subire gol, un Foggia aggressivo e che grazie anche al lavoro di Peralta che sbaglia molto da una parte all'altra del campo è riuscito poi a creare diversi presupposti in particolare su calcio piazzato e poi, ripeto, nell'occasione di Ogunseye al 27esimo, dopo un ottimo lavoro di Di Noia che trova l'inserimento di Bjarkaason che la mette in mezzo, Ogunseye di testa anticipa il diretto marcatore ma spedisce alto sulla traversa, occasione clamorosa sprecata dall'ex Modena e dopo 2 minuti è proprio l'ex Modena ad essere protagonista perché in area in una delle prime volte in cui il Lecco si è affacciato nell'area difesa da Dalmasso è lo stesso Ogunseye a scalciare Bianconi a commettere questo calcio di rigore rivisto al VAR che Lepore sbaglia e Lepore segna freddissimo, volevo dire non sbaglia, comunque segna facendo così esultare il Rigamonti Ceppi. Poi nei minuti finali allora nei 3, 4, 5 minuti successivi il Foggia un po' subito il colpo, ma subito ha ripreso la gara in mano, mettendo tanti, tanti cross in mezzo. Spesso è arrivata la crossata dalla tre quarti, e il Lecco è andato un po' in difficoltà proprio giocando con questo baricentro troppo basso e ha concesso troppi cross dalla tre quarti a un Foggia che nel secondo tempo non è riuscito più a riproporre questa dinamica, perché nel secondo tempo, complice anche un po' di stanchezza, di mancanza di lucidità. Ecco, il Lecco ha mancanza di lucidità, mi riferisco al Foggia ovviamente. Ecco, nel secondo tempo il Lecco ha alzato un po' il baricentro, è uscito in pressione maggiormente con i braccetti sulle fasce per impedire che il Foggia potesse prendere campo e potesse arrivare al cross dalla tre quarti, così come ha fatto nel finale di primo tempo, mettendo comunque in difficoltà.
la retroguardia di casa. Una partita molto spezzettata nel secondo tempo, priva di grandi emozioni, tanti falli, che però si ravviva dopo, diciamo, l'ingresso in campo da una parte di Beretta, che ha lavorato abbastanza bene, spesso veniva cercato, poi con il tempo il Foggia, ripeto, ha perso un po' di fiducia, forse di lucidità, e non ha più proposto questa situazione. E il Lecco, anch'esso con i cambi, con l'ingresso anche di Zambataro, è riuscito a sfruttare meglio i tanti spazi, poiché il Foggia, ovviamente dovendo riprendere la partita, ha lasciato dietro, e è riuscito così poi a fare il secondo gol, un secondo gol da parte dei ragazzi di Delio Rossi, direi abbastanza evitabile, rimessa laterale con Magni, anche lui ex Catanzaro, che ci prova da fuori, Dal Masso non trattiene, e poi sulla respinta segna Lacti. Lacti che, tra l'altro, mi ricordo, perché è una delle poche partite della regular season che ho visto del Lecco, fu decisivo anche a Renate, a Meda, contro il Renate, durante il campionato. Anche lì subentrò e fece il gol del 2-1, se non sbaglio. Comunque fu decisivo anche in quella partita, e anche in questa finale è stato decisivo nel permettere al Lecco di giocare con tranquillità ai minuti finali, facendo poi anche il terzo con Lepore, che dopo un bel lancio dalla difesa trova questo gol, superando tra l'altro Dal Masso con un pallonetto e portando così il Lecco sul 3-1. Poi finale un po' infuocato, nervosismi, diciamo situazioni evitabili, però per il resto è il Lecco a festeggiare dopo una incredibile cavalcata partita dai primi turni playoff, che si è poi conclusa con questa storica promozione, occasioni pericolose 3-3. E devo dire, sarà molto interessante vederla all'opera il prossimo anno in un campionato comunque molto livellato e equilibrato come la Serie B. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.